Dreamtopia. Che cosa è cambiato in questi 20 anni, sia nella domanda e sia nell'offerta dell'organizzazione di eventi, che vi ha portato a puntare sulle certificazioni LEED? Beh, è una bellissima domanda. Cosa è cambiato? È cambiato sulla struttura, per esempio, di Via Tortona, che ormai ha 20 anni, è cambiato che abbiamo dovuto potenziare l'impianto di raffreddamento e spegnere gli impianti di riscaldamento. 1 su 3 ne abbiamo spenti. Questo perché fa sempre più caldo e perché c'è in atto appunto un cambiamento climatico. Questo ha portato i nostri clienti a richiedere che le nostre strutture fossero con degli standard di sostenibilità, che fossero sostenibili. Neanche loro hanno bene in mente che cosa vuol dire, diciamo, essere sostenibili, e quindi entra in gioco la certificazione LEED. Ed è il motivo per cui oggi si parla della certificazione LEED, perché abbiamo scelto di certificare LEED le nostre strutture. Quindi c'è un mercato degli eventi che è molto più attento alla sostenibilità, anche se io credo che non debba essere il fatto che i clienti sono interessati alla sostenibilità, perché magari c'è anche un boom del momento, del tema, il motivo per cui noi poi dobbiamo certificare i nostri spazi LEED, ma dobbiamo farlo a prescindere, perché ci teniamo al futuro del nostro pianeta.